Salve a tutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. E in questo video vi faccio vedere come fare questa sciarpa che avete visto nelle immagini, che è un accessorio del cardigan che ho fatto precedentemente. Ovviamente si possono mettere anche in maniera separata. E penso che sia venuto un bel lavoro, anche molto molto semplice, e anche il bordo è comunque spiegato passo passo, quindi anche chi ha le prime armi può fare questo tipo di lavoro. La sciarpa è fatta semplicemente con punto alto. Bene, vi lascio al tutorial. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di seguirmi anche sugli altri social e di seguirmi nel mio blog di nonsolocatenelle.blogspot.it. Vi ringrazio e buon video a tutti! Per questo lavoro ho usato lo stesso filato del cardigan di un paio di video fa e ho usato, mi ci sono voluti circa 200 grammi per fare questa sciarpa. Un uncinetto del numero 6, che è comunque indicato con questo tipo di cotone di lavorare con il 5 o con il 6. Io ho scelto l'uncinetto numero 6 e le forbici e una godalana per nascondere i fili della lavorazione. Dunque, facciamo il cappietto. E dopo aver fatto il cappietto facciamo 4 catenelle. Non si deve stringere troppo, come vedete. 2, 3 e 4. Poi si fa una maglia alta nella prima catenella. Poi facciamo 3 catenelle, 2, 3. Giriamo il lavoro e facciamo una maglia alta nella prima maglia, quella della catenella, delle 3 catenelle, e un'altra maglia nell'ultima delle 3 catenelle del giro precedente. Poi facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro, facciamo una maglia alta, non nella prima maglia, ma nella seconda. Facciamo 2 maglie alte nella terza catenella del giro precedente. Catenelle, giro il lavoro e faccio una catenella nella prima maglia del giro precedente. Poi faccio 2 maglie alte nelle maglie corrispondenti del giro precedente. Una, due, e l'ultima maglia alta nell'ultima catenella del giro precedente. Ecco qua, qui è venuto un po' lentino, però insomma ci siamo. Catenelle, giriamo il lavoro e facciamo 3 maglie alte
in, non nella prima, ma da qui, 1, 2 e 3. Uno, due, e tre, e poi facciamo due maglie alte nell'ultima catenella del giro precedente. Uno e due, 3 catenelle, e facciamo una maglia alta nella prima maglia, poi facciamo 1, 2, 3, 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. E un'ultima maglia alta nella catenella del giro precedente. 3 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo 1, 2, 3, 4 e 5, a partire dalla seconda 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5, e poi faccio due maglie alte all'interno dell'ultima catenella del giro precedente. 3 catenelle, si gira il lavoro e si fa una maglia alta nella prima maglia del giro precedente, e poi si fanno le altre maglie fino alla fine alte, fino all'ultima da fare nella catenella del giro precedente. Ecco l'ultima, che viene così il lavoro. Poi sempre le 3 catenelle per girare il lavoro, e faccio dalla seconda maglia tutte maglie alte fino alla fine, dove farò 2 maglie alte all'interno dell'ultima delle 3 catenelle del giro precedente. Quindi, come vedete, la lavorazione è semplicissima e gli aumenti si fanno proprio in questo modo, cioè quando faccio le maglie doppie all'interno di una stessa maglia è praticamente l'aumento. 3 catenelle, giro il lavoro e faccio una maglia nella prima, alta nella prima, e vado avanti sempre così facendo le maglie alte fino alla fine. E questa volta alla fine del giro soltanto una maglia alta all'interno dell'ultima delle 3 catenelle del giro precedente. Dopodiché facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo a partire dalla seconda tutte maglie alte fino a fare nell'ultima catenella del giro precedente 2 maglie alte. Quindi, per fare questo effetto dove questa linea è tutta dritta e l'altra invece va ad allargarsi tipo triangolo, quello che dobbiamo fare è questo.
i numeri, nei giri di numeri pari. Noi adesso abbiamo fatto l'undicesimo, quindi nel dodicesimo giro quello che si farà è di girare, fare le 3 catenelle e iniziare con una maglia alta nella prima maglia alta e poi fare tutte maglie alte fino alla fine e arrivare a fare soltanto una maglia all'interno della terza delle 3 catenelle del giro iniziale. Arrivata qui alla fine, finirò con una maglia alta all'interno della catenella del giro precedente, cioè della terza catenella delle 3 catenelle iniziali del giro precedente, perché è un giro pari. Con il giro dispari invece facciamo le 3 catenelle iniziali, poi dopo aver fatto le 3 catenelle iniziali partiamo dalla seconda, quindi non dalla prima maglia, ma da questa, dalla seconda, quindi non questa, ma questa, e facciamo tutte maglie alte. Fino alla fine, e nell'ultima catenella delle 3 catenelle iniziali del giro precedente, faremo qui 2 maglie alte proprio perché è l'ultimo, è il giro dispari, no? Stiamo facendo il tredicesimo. Ecco, si continua così fino alla larghezza che desiderate. Al 32esimo giro, quindi dopo 32 giri, quindi al 33esimo in pratica, quindi quello dispari, comincerò a lavorare senza aumenti. Quindi io alla fine essendo un giro dispari, alla fine del giro dovrei lavorare le 2 maglie alte all'interno della terza catenella del giro precedente e invece ne lavorerò soltanto una. E vado avanti così per un pezzetto fino a quando voglio che la sciarpa sia lunga. Eccoci pronti per le diminuzioni e quindi fare diciamo la punta a triangolo da quest'altro lato. Io ho fatto 80 giri e adesso vado per le diminuzioni. Quindi farò un ulteriore giro, perché devono essere dispari, poiché devo lavorare le diminuzioni dallo stesso lato in fondo dove ho fatto il triangolino. Vi faccio vedere in questo modo. Dunque, ecco qua, dunque io sto lavorando, ho lavorato così, quindi questa è praticamente il modello della sciarpa che appunto, il modello della sciarpa che stiamo facendo. Qui poi andrà tutto la rifinitura. Quindi se io ho cominciato qui, ho fatto qui da questo lato gli aumenti per arrivare a questa ampiezza, poi proseguo fino a qui, appunto, ho fatto 80 e saranno 81 giri. Poi devo diminuire da questo lato, non da quest'altro. Quindi concludete con il numero di giri tale che vi permette questo. Facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro. E facciamo una maglia alta non nella prima ma nella seconda, quindi non in quella non in questa, non nella prima ma nella seconda. E facciamo così maglie basse, maglie alte, quindi facciamo tutte maglie alte fino alla fine del giro. Ecco, vedete che già c'è una curvatura che va nel fare appunto poi il triangolo. Dopo aver concluso il primo giro di diminuzioni,
Facciamo le 3 catenelle, cioè facciamo tutto quanto come al solito, quindi le 3 catenelle, giro il lavoro e lavoro dalla seconda sempre, quindi non la prima, ecco qua, non la prima, ma la seconda. Faccio così tutto il giro e ci vediamo alla fine del giro dove, stavo facendo una doppia maglia alta, dove lo finiamo insieme. Quando vi mancano 2 maglie da lavorare, calcolate che in queste diminuzioni la maglia alta che noi facevamo conclusiva del giro nella catenella, nella terza catenella del giro iniziale precedente, non la faremo più, perché non c'è più la terza catenella, ne iniziamo con 2, vi ricordate, no? All'inizio di questo giro, quindi vi mancheranno 2 maglie, eccole qua, da lavorare. Quindi che cosa facciamo? Le lavoriamo unite insieme, quindi carichiamo il filo sull'uncinetto per fare la maglia alta, ma lavoriamo solo le prime 2 maglie e le altre la lasciamo sull'uncinetto. Poi carichiamo il filo sull'uncinetto e facciamo per lavorare la seconda, e in questo caso facciamo le prime 2, dopodiché le lavoriamo insieme. Spero si sia visto, perché mi sa che ero in alto, però ecco, al prossimo giro lo rifaccio, quindi, perché si lavorerà così tutte le diminuzioni dei giri dispari, quindi ne facciamo comunque altri 2 insieme, sempre un pari e un dispari. Quindi adesso andiamo a fare il pari, dove inizia con 2 catenelle, giriamo il lavoro e nella seconda andiamo a fare la nostra prima maglia alta e facciamo tutto il giro fino alla fine. Da questo lato ovviamente ci sono, da questo lato del ho appena finito il giro pari, e questo lato quando lo finisco incontro le 3 catenelle del giro precedente, quindi in questo caso le lavoro. Adesso facciamo il giro dispari, quindi facciamo in questo modo: giriamo il lavoro con le 3 catenelle, facciamo tutto il giro a maglie alte e poi ci rivediamo alla fine. Quando arriviamo che ci mancano 2 maglie alla fine, ecco, ho messo a fuoco la telecamera, quindi per me è questa e questa, le dobbiamo unire lavorando le 2 maglie alte. Quindi come facciamo? Mettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare la prima maglia come al solito, ma fino a un certo punto, nel senso che lavoriamo le prime 2 maglie che abbiamo sull'uncinetto, mentre le altre le lasciamo qui, quindi questa non la lavoriamo, non la concludiamo, in pratica ce la teniamo sull'uncinetto, e vado a fare l'altra maglia alta. Quindi entro nella maglia, carico il filo sull'uncinetto, lavoro le prime 2 e poi io ho quella precedente, no, l'ultima maglia della maglia alta precedente e quest'altra di quella di adesso, e il filo con cui si lavora. Che faccio? Carico il filo sull'uncinetto e le lavoro insieme, e praticamente le chiudo in questo modo. Quindi i giri dispari si concludono così, i giri pari iniziano con le 2 catenelle e poi si fa la maglia alta in quella successiva, non nella stessa. Si finisce, si continua così fino a quando non rimane soltanto il giro con 2 catenelle e una maglia alta nella maglia successiva. Magari l'ultimo giro lo facciamo insieme e adesso invece procediamo da soli. Ecco qua, allora sono rimasta, ecco, in questa con qui sono le 2 catenelle e la prima, sono quindi 4 maglie alte, quindi adesso faccio le 3 catenelle, giro il lavoro, quindi lavoro non la prima ma la seconda, come abbiamo detto, e già mi ritrovo nel dover fare la diminuzione, perché ho le mie ultime 2 maglie da lavorare, quindi le lavoro insieme. Così. Poi faccio 2 catenelle, giro il lavoro, faccio una maglia alta nella seconda
una maglia alta nella terza catenella del giro precedente. Ok, dopodiché faccio 3 catenelle, giro il lavoro. Adesso dobbiamo procedere per le rifiniture e lo facciamo senza chiudere il lavoro, quindi dal lato quindi dal lato questo qui lungo, ora noi ci troviamo in una delle due punte, no? Torniamo indietro su questo lato facendo tutto il punto gambero, dopodiché di qua cominciamo invece la lavorazione dell'altra rifinitura. Quindi intanto facciamo punto gambero su questo lato, possiamo vedere l'inizio insieme. Dunque, prima però di fare il punto gambero facciamo tutto il giro, quindi rigirando il lavoro a punto basso. Quindi faccio una catenella, giro il lavoro e faccio tutto il lato a punto basso. Una volta finito il giro di maglie basse torniamo indietro a punto gambero, quindi come sappiamo senza girare. Quindi punto l'uncinetto dentro la prima maglia a ritroso, prendo il filo e lo lavoro, poi vado nella maglia successiva, prendo il filo e lo lavoro, poi vado nella maglia successiva ancora, prendo il filo e lo lavoro, e si lavora così fino alla fine del giro e poi ci rivediamo per appunto procedere con le frange. Finito il lato con il punto gambero, facciamo l'altro lato, le rifinizioni, le frange dell'altro lato. Quindi cominciamo a fare tutto intorno un giro di maglie basse. Una volta finite le maglie basse, facciamo 3 catenelle e giriamo il lavoro, e ora lavoriamo tutto un giro di maglie alte alternate da una catenella saltando una maglia di base. Quindi cominciamo con la catenella, questa è la nostra prima maglia alta, facciamo un'altra maglia, saltiamo una catenella, quindi una è della maglia alta, una la saltiamo, quindi qui facciamo una maglia alta, poi catenella, saltiamo una maglia di base e nella successiva facciamo una maglia alta, catenella, saltiamo una maglia di base, nella successiva facciamo una catenella, una maglia alta, e continuiamo così per tutto il giro. Quindi adesso facciamo 2 catenelle e giriamo il lavoro, poi facciamo, allora saltiamo una maglia alta, nella seconda maglia alta facciamo 7 maglie alte alternate da una catenella, quindi una catenella, 2 catenella, 3 catenella, 4 catenella, 5 catenella, 6 catenella, 7. Facciamo un'altra catenella, saltiamo 2 archetti, quindi non nella prima maglia alta ma nella seconda maglia alta facciamo una maglia bassa, catenella, e sempre nella seconda maglia alta facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Quindi in pratica va avanti così il giro come abbiamo visto adesso. Ne rifacciamo un altro insieme e poi ci vediamo a fine giro. Quindi adesso salto una maglia alta, nella seconda maglia alta faccio le 7 maglie alte alternate da una catenella. 1 2 3
catenella, 4 catenella, 5, 6 e 7. Faccio la catenella, salto una maglia alta, nella seconda faccio una maglia bassa, catenella e ripeto da capo. Finito il giro, che si finisce con una maglia bassa, facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro, e facciamo nella stessa maglia di queste 3 catenelle altre 2 maglie alte. Mi si è un po' stretta, devo fare un po' di, ecco, quindi una e 2. Fatto questo, faccio 2 catenelle, salto 2 maglie alte, nella terza faccio una maglia alta, poi 2 catenelle, nella maglia alta successiva faccio una maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta nella stessa maglia, poi 2 catenelle e nella maglia alta successiva una maglia alta. Ok, poi faccio 2 catenelle e vado a lavorare qui dove c'è la maglia bassa e faccio 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 1 entro nella catenella prima della maglia bassa e lavoro le prime 2 maglie che ho sull'uncinetto, questa non la lavoro, poi carico di nuovo il filo, entro nella maglia bassa e lavoro solo le prime 2, poi carico di nuovo il filo, entro nella maglia successiva, nella catenella successiva, e lavoro le prime 2 e poi quelle che mi avanzano sull'uncinetto tutte insieme in questo modo, e poi ricomincio da capo. Quindi ne facciamo un altro insieme e poi si fa così tutto il giro. Quindi adesso faccio 2 catenelle, salto 2 maglie alte, nella terza faccio una maglia alta, poi 2 catenelle, nella maglia alta successiva faccio 2 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi maglia alta, 2 catenelle, nella stessa maglia un'altra maglia alta, poi faccio 2 catenelle, nella maglia alta successiva faccio una maglia alta e poi 2 catenelle e le 3 maglie alte chiuse insieme in questo punto. Ok, si continua così tutto il giro e poi ci rivediamo. Finiamo questo giro con le 3 maglie alte chiuse insieme, una si fa prima dell'ultima maglia bassa e 2 dentro l'ultima maglia bassa e poi si chiudono insieme, poi facciamo una catenella e giriamo il lavoro e facciamo nel primo arco qui 2 maglie basse, una e 2, quindi in corrispondenza della maglia alta facciamo una maglia bassa, 3 catenelle che le chiudiamo nella stessa maglia alta, poi facciamo 2 catenelle nell'archetto e 2 maglie basse nell'archetto e di nuovo nella maglia alta facciamo una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo un'altra maglia bassa nella maglia alta, nella stessa maglia alta, e vengono questi pioppolini fatti in questo modo però, e di nuovo negli archetti dove ci sono 2 catenelle 2 maglie basse
e dove ci sta la maglia alta facciamo una maglia bassa, 3 catenelle che chiudiamo con una maglia bassa nella stessa maglia. Adesso dove ci sta questo configurazione facciamo 2 maglie basse qui, una maglia bassa e altre 2 maglie basse qui e si ricomincia da capo. Facciamo questo insieme, quindi 2 maglie basse nell'archetto, 1 e 2, 1 nella maglia alta che chiude le 3 maglie alte del giro precedente, 2 nell'archetto successivo e poi di nuovo ricominciamo con i pioppolini. Quindi dove ci sta una maglia alta si fa il pioppolino, fatto però ecco in questo modo, e il lavoro viene così, con questi spuntini questi puntolini che escono fuori, e finiamo così tutto il lavoro. Dopodiché si chiude il lavoro e abbiamo praticamente finito la sciarpa. Questo lavoro è terminato e spero vi sia piaciuto, e se è così cliccate un mi piace per il video, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, e vi ringrazio per avermi seguito e buon lavoro a tutti.